Eccoci qui, quindi ritornati in diretta. Come anticipavo, oggi celebriamo anche la Giornata Mondiale degli Oceani. Abbiamo la fortuna di avere con noi un biologo marino che risponde al nome di Adelmo Sorci, titolare anche di Marlin Tremiti, posto meraviglioso, le isole Tremiti, l'arcipelago al largo delle coste garganiche, da dove Adelmo con passione e con grande competenza svolge il suo lavoro, un lavoro molto particolare e articolato, Adelmo, e quindi non vorrei addentrarmi su un terreno che non conosco, e ti lascerei spiegare volentieri a te di cosa ti occupi alle isole Tremiti. Allora, innanzitutto oggi sì, abbiamo ricordato, è diciamo l'8 giugno, quindi è la giornata mondiale degli oceani, è una giornata veramente estremamente importante che è un po' il riassunto di anche delle nostre attività che svolgiamo ovviamente quotidianamente da più di 20 anni, esattamente dal 2000. E lo facciamo qui alle Isole Tremiti, che è un arcipelago bellissimo, ovviamente è un'area marina protetta, la seconda area marina protetta istituita dopo Ustica e Miramare, quindi nell'89, quindi è veramente molto importante. E questo ovviamente ci regala un ambiente straordinario, bellissimo, ricchissimo di vita, e nonostante diciamo, spesso si può immaginare il mare Adriatico come un mare poco interessante, poco limpido, poco ricco, invece qui la situazione ovviamente cambia totalmente e quindi di conseguenza molto spesso gli ospiti subacquei o anche i ricercatori di diverse università rimangono un po' quasi stupiti per la bellezza. Noi ci occupiamo di ricerca scientifica oltre che della promozione delle attività subacquee, quindi anche della promozione del territorio, e uniamo praticamente queste due opportunità, far conoscere l'ambiente e in realtà farlo esplorare, cercando anche di trasmettere tutte le informazioni possibili per cercare di tutelarlo, cercare di salvaguardarlo. Facciamo tantissime ricerche anche in collaborazione con università nazionali e studiamo questo mare ovviamente da tantissimi anni. E noi siamo felicissimi di poterne parlare con te, anche perché parlavamo già di tutela dell'ambiente nel collegamento precedente. Purtroppo i tanti rifiuti che disperdiamo nell'ambiente molto spesso finiscono nell'acqua, nel mare, appunto negli oceani, lì dove appunto la vita è partita diversi miliardi di anni fa e dove purtroppo finiscono l'80%, questo è un dato che riscontravo soltanto qualche giorno fa, di tutti i detriti che appunto disperdiamo in natura, e la maggior parte dei quali sono composte appunto da plastiche non soltanto grandi ma anche micro e nanoplastiche, che poi fatalmente finiscono anche nella catena alimentare, perché ovviamente vengono ingeriti dagli abitanti dei mari e degli oceani e arrivano fin sulle nostre tavole. Nel frattempo, Adelmo, stavamo vedendo anche delle immagini meravigliose che possiamo andare a recuperare sulla vostra pagina YouTube Marlin Tremiti. Ecco, come si fa a deturpare un ambiente così bello? Quanto è importante la consapevolezza e l'esperienza dell'ambiente? Da questo punto di vista, come ci ricordavi, voi da 20 anni vi spendete senza sosta per far amare i posti in cui viviamo, che poi sono posti meravigliosi. Beh, diciamo sì, l'impegno purtroppo diciamo è notevole da parte nostra, ma nello stesso tempo diciamo molto spesso ci rendiamo conto che il livello di attenzione anche da parte di tutti gli ospiti che raggiungono le Isole Tremiti e tutti coloro che coinvolgiamo nelle nostre attività diventa sempre più interessante e importante. Ultimamente ci siamo concentrati moltissimo sulle nuove generazioni e con alcuni progetti molto importanti che noi abbiamo chiamato Mare Tremiti Labs. In realtà sono percorsi laboratoriali, didattici,
ovviamente di attenzione, di studio, che coinvolge studenti delle scuole primarie e secondarie. Sicuramente, diciamo, avere ragazzi in questo momento, e quindi futuri adulti, oggi consapevoli, significa che domani, quando saranno più adulti, saranno sicuramente a un livello di educazione nei confronti del mare decisamente molto più alto. Quindi il nostro obiettivo principale oggi è quasi questo, diciamo così, anche se gli adulti sono consapevoli che la situazione sta cambiando, soprattutto quando poi ci si avvicina al mare o si entra in questo elemento, quindi con le attività subacquee, e ci si rende conto che le cose da qualche anno sono cambiate. Il mare è in realtà, diciamo così, un grande polmone straordinario e riesce a fornire ossigeno alla terra, quindi il 50% dell'ossigeno che noi abbiamo ce lo fornisce il mare, gli oceani, in realtà assorbe l'anidride carbonica, quindi, e in più, tra parentesi, combatte l'innalzamento delle temperature, quindi il calore che si disperde sulla terra e che diventa un problema estremamente importante. E quindi, diciamo, ma dare informazioni, migliorare la consapevolezza di quanto sia importante, diciamo così, anche i gesti più semplici, che possono diventare veramente invece catastrofici se ripetuti, ovviamente in maniera totale, visto diciamo così, il numero ormai elevatissimo, miliardi di persone che popolano la Terra. Ecco, non ci stancheremo mai di ripeterlo quanto siano importanti le piccole azioni quotidiane che può fare ognuno di noi a difesa dell'ambiente perché, come dicevi giustamente tu, sono azioni che vengono ripetute da ognuno di noi e moltiplicate, se sommate, insomma, ai milioni, miliardi di abitanti che siamo ad occupare questo pianeta e ovviamente diventa fatale anche gettare il banalissimo mozzicone di sigaretta nell'ambiente. Abbiamo Assolutamente. visto, grazie ad un'intuizione della regia, abbiamo visto anche delle immagini che ci avvicinano in maniera particolare alle isole Tremiti, perché nei fondali del Parco Marino da ormai più di 20 anni c'è anche una statua di Padre Pio. Ecco, stiamo vedendo delle immagini relative anche ad un intervento di maquillage, potremmo dire così. Ci sei anche tu tra quei sommozzatori? Sì, no, io sto facendo le riprese, queste sono delle attività che noi abbiamo organizzato e che organizziamo periodicamente, della pulizia della statua di San Pio, che è ovviamente depositata qui alle Isole Tremiti sul fondo a 13 metri di profondità dal 1998. È, diciamo, un punto veramente estremamente importante per i visitatori, ma anche per i subacquei, e mantenerla sempre in buona, diciamo così, salute, tra virgolette, ma anche pulita dalle alghe che inevitabilmente poi in realtà coprono questa statua, è fondamentale per noi. L'abbiamo fatto quest'anno, l'abbiamo fatto ovviamente negli anni precedenti, in occasione dei trentennale e così via, e quindi di conseguenza è una cosa che con piacere vede coinvolgere i subacquei a questa attività, come alle attività di pulizia dei fondali che facciamo periodicamente. Anzi, tra parentesi, oggi alle 11 parte un'iniziativa proprio per ricordare diciamo così, l'8 giugno, una pulizia di alcune cale che abbiamo preso in considerazione, coinvolgendo ovviamente turisti, subacquei, ospiti e staff, e quindi puliremo la cala da tutta la plastica, polistirolo e marine litter che purtroppo raggiunge le isole Tremiti, visto che le isole diventano quasi una barriera naturale di questi elementi galleggianti. Grazie, grazie di cuore Adelmo. In studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco che vedevo guardava estasiata quelle immagini. Le domande da fare all'ospite, ma prima di tutto, Tony, mi è venuto in mente, possiamo chiedergli una cortesia, cioè se possiamo avere uso di immagini di questa statua con quel mare turchese che tra l'altro per me è un ricordo di bambina particolarmente incisivo che è rimasto appunto nei miei occhi per sempre, e per utilizzarle d'estate, il nostro Just Today estivo, perché non può avere un'immagine di Padre Pio nel mare? Chiediglielo tu.
Perché no? Perché no? Ci lavoreremo. Possiamo... Hai tempo per una sola domanda. La domanda è scherzosa, cioè il marlin in quei mari c'è? Immagino di no. No, 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 il marlin no, è un pesce più tropicale, però diciamo così, inizialmente prima che arrivassi io alle sue tremiti c'era un club che, diciamo, che si chiamava proprio Marlin Club, e allora abbiamo mantenuto per rispetto, diciamo, il nome, a cui abbiamo aggiunto Tremiti per cercare di esaltare anche il luogo, che in realtà è così bello e importante da ogni punto di vista. Ricordiamo che siamo all'interno anche dell'ente Parco Nazionale del Gargano, l'area certo. marina protetta ovviamente è un gioiello di questo ente parco, e valeva la pena, diciamo così, associare al marlin le Tremiti. Quindi sono due associazioni un po' curiose, in realtà non riguardano la specie marina del Mediterraneo, anche se c'è un pesce molto simile che può essere identificato come marlin, però diciamo così, abbiamo voluto fare l'uno e l'altro, e quindi di conseguenza mantenere comunque un grazie davvero personale per queste belle immagini di oggi. Sì, non solo per le benissimo. Immagini, Adelmo, grazie anche per il vostro impegno a tutela dell'ambiente, per la divulgazione appunto che fate, per far sì che ognuno di noi, come dicevamo, anche attraverso i piccoli gesti quotidiani, lo possa tutelare. Nella giornata mondiale degli oceani ci faceva piacere appunto sollevare l'attenzione dei nostri tanti telespettatori sull'argomento, che prima o poi un po' tutti quanti, insomma, andremo a fare un giro sulle spiagge e magari sul mare, quindi stiamo attenti, tuteliamo il nostro ambiente. Grazie Adelmo, buon fine settimana e buon grazie lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata. Ci risentiamo presto, mi auguro, e intanto noi diamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo per le battute finali di Gesto Day di oggi. Bello.